Su ideawebtv.it parliamo di arte e nella fattispecie concreta di cultura. Due anni dopo, il 2010, quando ebbe un grande successo la mostra dedicata a Giorgio Morandi, la grande pittura torna nuovamente ad Alba e lo fa davvero con un evento straordinario, vale a dire la mostra antologica dedicata a Carlo Carrà. Mostra che è frutto dell'impegno della Fondazione Ferrero e che permetterà ad Alba e a tutti quanti gli spettatori di poter vedere ben 76 dipinti firmati dal grande artista alessandrino, conservati nelle più prestigiose istituzioni pubbliche nazionali e internazionali. E noi in collegamento telefonico anticipiamo i temi di questa rassegna con la curatrice, la professoressa Maria Cristina Bandera, in collegamento con noi. Ben trovata, buona giornata. Buonasera, buona giornata a tutti. Mi sembra che lei abbia detto bene, perché subito ho anticipato dicendo che è un'antologica, e questo è veramente l'aspetto primo e più importante di questa mostra, che vuole veramente riesaminare un grandissimo artista, una grandissima figura del Novecento dell'arte italiana nella sua interezza, nel suo svolgersi, nel suo lungo percorso, perché ultimamente Carrà, proprio perché per essere un protagonista del futurismo, della metafisica piuttosto che di movimenti successivi, era stato esaminato solo parzialmente, e la mostra veramente vuole mettere in evidenza questa grande figura, i grandi momenti da lui attraversati, e lo fa veramente con delle opere importantissime, con dei prestiti veramente che ho ottenuto anche in prima persona, quasi impensabili, ecco. E quindi è proprio anche l'occasione non solo per riesaminare Carrà, ma veramente per farlo direttamente sull'opera, con tutto il bagaglio di emozione che può comportare una lettura diretta del dipinto, ecco. Ecco, un'altra curiosità ancora da aggiungere a questa presentazione della mostra che partirà ad Alba, lo ricordiamo, sabato 27 ottobre, che durerà fino al 27 gennaio. Con la mostra di Morandi si erano creati in qualche modo i presupposti, insomma, si era dato vita a una sorta di preparazione intellettuale a questa antologica dedicata a questo pittore alessandrino. Per certi versi sì, ci sono dei presupposti affini. Lo stesso Morandi riconosce in Carrà una delle sue figure di riferimento. Carrà è poco più anziano, era nato nell'81, Morandi nel 90, peraltro anche due artisti molto vicini, anche due esponenti entrambi della metafisica, avevano partecipato a una mostra organizzata da Longhi, che poi è così il grande critico albese del Novecento sulla pittura metafisica, già la biennale del 48. E quindi in questo, e poi in molti casi anche le opere vengono dagli stessi collezionisti, oltre che dagli stessi musei. C'è un fil rouge, insomma, oltre a questa lettura longhiana che era rivolta sia a Morandi che a Carrà, indubbiamente, ecco, questo c'è questo fil rouge, come ha detto lei. Bene, noi naturalmente ringraziamo la professoressa Maria Cristina Bandera, e grazie a lei che è stato possibile, grazie a lei sarà possibile in qualche misura vedere appunto questa mostra dedicata a Carlo Carrà, lo ricordiamo, alla Fondazione Ferrero. A vederla, perché è proprio una mostra eccezionale, credo di poter dire irripetibile per i prestiti, ecco. Decisamente, anche per la qualità artistica delle opere, lo ricordiamo, ben 76 che saranno ospitate. Assolutamente, grazie, buonasera. Grazie ancora a lei, buonasera.